Buona domenica, ben trovati su Teletruria per un nuovo appuntamento con l'informazione. A Foiano è partito il carnevale più antico d'Italia alla presenza del governatore Giani. Puntuali alle 10 si sono aperti gli uscioni, alle 15 la prima sfilata. C'era grande attesa fuori dai cantieri questa mattina a Foiano della Chiana e anche un discreto pubblico per ammirare la prima uscita dei quattro giganti di cartapesta che si sono svelati. E il livello dei carri è alto, altissimo, e negli ultimi anni ha fatto dei passi da gigante. Sono opere d'arte che fanno dei movimenti incredibili. Sì, fanno dei movimenti incredibili, e chi ha avuto il piacere di vederli e chi vedrà questi carri in movimento vedrà che sono dei movimenti armoniosi. Ed eccoli in ordine di uscita: i rustici con Amore e Guerra, gli azzurri con Il Monello, Bombolo con il carro intitolato La Bestia Dentro, e infine i nottambuli che presentano Diverso da chi. Al taglio del nastro e alla consegna delle chiavi della città a Reggio Condo era presente anche il presidente della Regione Toscana. Un carnevale che sa di storia. È il più antico della Toscana, mantiene una sua autenticità, passa all'interno di un borgo medievale straordinario come quello di Foiano della Chiana, e quindi non posso mancare perché c'è qui tutta la cultura del carnevale. Poi naturalmente la Toscana è un insieme di carnevali. Facciamo questo passaggio dal carnevale come era all'origine nel 1539 al carnevale moderno come lo viviamo oggi, per cui coinvolgendo l'associazione Scannagallo faremo questo passaggio insieme poi alla parata, per cui sarà una cosa bella da vedere. 217 operatori con solo 8 assenze per febbraio è un buon risultato alla fiera antiquaria che si misura anche con le ultime tendenze d'Oltralpe. Fiera antiquaria di febbraio di Arezzo, assolata e soprattutto molto partecipata. Sono 217 gli operatori che arrivano da tutta Italia in questa edizione di febbraio. Siamo andati a sentire uno degli antiquari più storici, viene da Padova e ci parla anche della nuova tendenza morde e fuggi dell'antiquariato. Si chiama Debaillage, viene dalla Francia e non è detto che faccia molto bene al settore dell'antiquariato. Sì, guarda, è stata per il momento una bella edizione, il tempo ha aiutato molto e ieri è stato frequentatissimo, c'è stata tanta gente e interessata, è la cosa più importante. Ecco, per lei che viene da Padova, un altro grande centro importante per l'antiquariato, che cosa si dice a proposito di un centro come Arezzo, come la Fiera Antiquaria di Arezzo? No, Arezzo resta sempre un punto di riferimento, chi cerca una bella cosa, diciamo a livello Italia centrale, un passaggio ad Arezzo lo fa, viene a vedere se cosa c'è di bello prima di decidere che cosa nell'acquisto di qualche di un mobile, di un oggetto, passa di qua, e noi siamo contenti. Hanno preso campo anche le fiere come fanno in Francia, quelle all'ultimo minuto, che cosa ne pensa? È un altro sistema di lavoro, spesso con cose non finite, non restaurate, e acquisto veloce, a volte anche senza guardare troppo, per chi ha un altro tipo di mentalità, che decide magari che può restaurare da solo, può sistemarsi le cose, con rischi anche in quel caso lì, insomma. Che cosa dicono gli altri suoi colleghi di questo fine settimana a Retino? No, ho sentito un po' in giro, insomma, tutti sono stati contenti ieri, insomma, in grandi linee, chiaro, chi più chi meno, come sempre, insomma, in questo lavoro qua, però insomma tutti abbastanza contenti. Dispenser nelle scuole per assorbenti, la mozione è stata discussa e approvata in Consiglio Comunale ad Arezzo. In occasione dell'ultimo Consiglio Comunale di Arezzo è stata approvata una mozione che ha suscitato una grande curiosità. Siamo con il consigliere di Fratelli d'Italia Renato Viscovo, perché devo dirle, insomma, è stata curiosa questa mossa che ha fatto, che però di fatto ha avuto il consenso quasi unanime del Consiglio Comunale. Esatto, sì, ha avuto il consenso unanime, abbiamo impegnato fondamentalmente il sindaco e la giunta all'installazione di dispenser all'interno delle scuole medie, sollecitando anche la provincia a fare lo stesso, appunto per prevenire il disagio dovuto all'arrivo del ciclo mestruale e soprattutto anche al futuro, siccome i primi anni delle mestruazioni per le ragazze sono molto molto incerti ma soprattutto molto irregolari, per cui con questo atto di indirizzo andiamo a ridurre, lo scopo è quello di ridurre il disagio dovuto al ciclo mestruale e soprattutto a quello che può scaturire l'arrivo improvviso del ciclo mestruale ed essere impreparati, come per esempio atti di bullismo oppure un disagio che poi può portare ad un rifiuto della fertilità.
Paolo Rondelli, direttore dei servizi culturali della Repubblica di San Marino, ne dai attivista per l'evoluzione delle donne in Iran. Don Andrea Bonsignori, direttore dei Cottolengo d'Italia, i tre protagonisti nell'incontro che ha riempito la Sala dei Grandi della provincia. Tre storie di forte impatto per raccontare la personalissima lotta per l'affermazione dei diritti civili, dalla drammatica rivoluzione delle donne in Iran alle differenze di genere, alle fragilità, sotto un'unica bandiera, quella del no all'indifferenza, al pregiudizio, al pietismo, alla finta inclusione. Un bel incontro nella Sala dei Grandi della provincia, organizzato dalle associazioni Liria e Arezzo Autismo, e che ha fatto davvero il pieno, molto apprezzato anche dal presidente della provincia, cioè padrone di casa, Alessandro Polcri, che ha voluto rimanere fino alla fine dell'incontro, portando anche l'esperienza di sindaco di Anghiari sui temi dell'attenzione a disabilità e inclusione. Siamo un luogo che ci ha messo molto più tempo a superare alcuni scogli e alcune barriere. Quindi ho prestato la mia vita e non ho fatto mistero di chi sono, di quello che sono, non l'ho mai fatto, ho sempre vissuto la mia vita alla luce del sole, e questo sta portando risultati. Il divieto di discriminare per orientamento è diventato un valore costituzionale riconosciuto nella Costituzione. Recentemente abbiamo approvato una legge che regolamenta l'interruzione volontaria di gravidanza, ma mette anche paletti importanti sulla educazione sessuale, alla genitorialità, all'affettività, all'assistenza sessuale dei disabili, al supporto delle famiglie, e poi ha portato alle unioni civili paritarie sia per gay che per eterosessuali, e quindi proprio senza alcuna discriminazione. Altre battaglie saranno da fare, ma andiamo avanti. Dal 14 al 17 febbraio, settimana senza respiro per il Teatro Petrarca, che ogni sera proporrà spettacoli con grandi big come protagonisti. Sarà una settimana impegnativa per il Teatro Petrarca di Arezzo. Grandi nomi concentrati dal 14 al 17 febbraio. Dopo il rinvio del recital della soprano russa Anna Netrebko dal 7 al 17 febbraio, per l'appunto. Si comincia il 14 con Mine Vaganti, protagonisti a teatro, Pannofino e Iaia Forte, che proporranno il loro spettacolo anche nel giorno successivo. Il 16 febbraio, senza tregua, arriva l'attesissimo concerto di uno dei più amati cantautori italiani, vale a dire Claudio Baglioni. Neanche il tempo di cambiare scenografie e arriva Anna Netrebko. Insomma, una settimana, come dicevamo, davvero impegnativa, che proporrà generi e artisti diversi. Si chiama Vincenza Lorusso, è una virologa come i nostri cari mani e tacconi, e come loro ha girato i paesi sottosviluppati e continua a farlo per aiutare i più fragili. Emozionante incontro ad Arezzo. Musica e parole. Nell'incontro organizzato alla Scuola di Musica Dima, diretta da Giorgio Albiani, nel dialogo con Vincenza Lorusso, infettivologa con il pallino di fare il dottore sin da piccola. Un viaggio che l'ha portata nei paesi in via di sviluppo e la cui esperienza tuttora in divenire è raccontata nel libro autobiografico Le radici nell'acqua, presentato ad Arezzo. Sogno da bambina, quello di diventare medico e partire laddove c'è maggiore bisogno, perché poi il bisogno c'è anche in Italia, però io sognavo l'Africa, sognavo l'India e ho realizzato questo sogno, di cui sono super felice e sono stata anche contenta di condividere con la gente qui questa mia avventura. Un bel momento anche ricco di emozioni forti e scambi con i medici aretini Danilo Tacconi, primario di malattie infettive dell'ospedale San Donato di Arezzo, e Marcello Caremani, suo noto predecessore e maestro. E la medicina in Italia è diventata più complessa e più completa, fortunatamente per certi aspetti, però ha perso quello che si faceva anticamente, l'esame obiettivo, una cosa legata più alla mente, perché oggi abbiamo, ce lo possiamo anche permettere, le certezze della medicina diagnostica e per immagini. Però questo ha tolto anche forse un po' di romanticismo alla medicina. A moderare ci ha pensato Stefano Fragai, che ha ben saputo intervallare i racconti di Lorusso con i brani musicali dei bravissimi allievi di Dima. Stasera è stato
molto importante, perché abbiamo avuto un grande segno di speranza. Anche questo va nei confronti dei giovani che tra l'altro si sono esibiti qui e che hanno unito e hanno sentito la forza della motivazione e quindi il progetto. Domenica sera interamente dedicata allo sport su Teletruria. Subito dopo il telegiornale delle 20:30 torna all'appuntamento con Domenica Sport, fatti, personaggi e avvenimenti della giornata sportiva. Al termine la differita dell'incontro di calcio Arezzo-Flaminia-Civita Castellana. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito e arrivederci.